perché noi del sociale per risorse intendiamo proprio le persone, noi ci dedichiamo alle persone e siamo persone che lavorano per le persone. E quello che stiamo facendo e che stiamo esprimendo oggi è il sincero auspicio che queste basi che stiamo gettando oggi, perché io insisto un pochino su questo argomento, cioè esiste una rete di punti di ascolto, esiste una rete di istituzioni che non opera sicuramente da oggi che siamo arrivati noi, ma questo è un momento nel quale ci stiamo ascoltando già tre istituzioni. Per cui l'attività che personalmente sto svolgendo insieme alla Presidente e con le istituzioni altre è proprio rivolto a questo, è un momento particolarmente fertile per fare questo tipo di attività e lo stiamo cogliendo in tutti i modi. Prova ne è questo ulteriore, chiamiamolo investimento, che l'ASL fa insieme a noi, perché sarà l'ASL stavolta a fornire del personale e fornisce uno psicologo e un assistente sociale. Io ho chiesto personalmente, e di questo insomma spero mi si possa dare atto, che non venissero gravati i nostri servizi sociali da questa ulteriore apertura, e così sarà. Almeno finché questo tipo di azioni non saranno azioni di sistema, come questa amministrazione ha intenzione di fare, non certo solo sul nostro municipio, ma su tutti i municipi di Roma. Quindi sono in corso delle esigue, purtroppo, assunzioni di personale specializzato come assistenti sociali, perché non è facile assumere, fare concorsi, è stato più facile nel passato esternalizzare e risolvere in maniera diversa le necessità del territorio. Oggi abbiamo anche una regione al di sopra di noi che ci indica dei parametri da dover seguire e che quindi dovrà anche farsi carico di aiutare affinché questo avvenga. E indubbiamente il rapporto tra cittadini e assistenti sociali è sproporzionato e purtroppo chiaramente al nostro sfavore, però bisogna assolutamente tendere verso una qualità delle relazioni umane che ci porti a lavorare bene, a lavorare con il cuore, perché ribadisco, siamo persone e lavoriamo con le persone, persone grandi e persone piccole, perché i bambini sono persone piccole, ma assolutamente a loro che dobbiamo avere la massima attenzione. Ecco, in questo volevo un attimo intervenire per coinvolgere Anna Ventrella, che evidentemente è volontaria come presidente del Movi Lazio, quindi un movimento di volontarie, ha comunque è una delle risorse umane di cui si parlava, è attiva già da anni. Ecco. Quindi prego Anna. Assolutamente sì, ringrazio comunque chi mi ha preceduto e per le parole dette, soprattutto la Presidente che ha avuto così un gesto anche di apprezzamento per quello che il volontariato sta facendo. E posso tranquillamente riportare, rispostare l'obiettivo sulle donne, chiedo scusa perché le notizie che ci hanno dato, le informazioni hanno anticipato tutto sommato le conclusioni e quello che il municipio sta facendo, ne sono orgogliosa anch'io insieme a voi, però vorrei ricordare che accanto a queste persone, accanto alla feccia, accanto al fango, accanto alle tragedie degli altri, ci sono i volontari. Le volontarie, le donne volontarie sono, anche se discriminate, anche nel mondo del volontariato. Io sono un piccolo esempio di presidenza, qui c'era Walter che è uscito. Io sono da circa un anno presidente del Movi Lazio, che è quel movimento che ha dato vita a tutti i movimenti civici partecipati moderni, laici, cioè tutte le associazioni, gli sportelli che ci sono oggi, lo devono a questa idea di Luciano Tavazza di fare del volontariato qualcosa di trasversale, che portasse alla luce tutti i diritti che già a quei tempi, dal 68 in poi, emergevano perché la Costituzione cominciava a zoppicare, c'era il diritto alla scuola, alla casa, a tante cose che non venivano realizzate, e da lì questa intuizione. Quindi ecco, detto questa parentesi un po' antica, che però ci riguarda perché è un'eredità pesante, e io volevo riportare l'attenzione perché abbiamo scelto questi tre argomenti. Perché? Io mi ero annotata alcuni interrogativi, ma me li ricordo tutti a memoria. Perché la violenza alle donne è diventata adulta, è cresciuta, si è modificata, si è evoluta, si è involuta, addirittura sotto tutti gli aspetti, tranne che per quello umano.
scusate, le donne più sono intelligenti, più sono professioniste, più vengono colpite. Quindi non è più, come diceva la Montalcini, un fatto di ignoranza che ha fatto tanto per alfabetizzare le donne africane. Guardate che adesso non sono le donne africane a essere colpite, ma sono quelle occidentali, sono avvocatesse, sono... Poi noi non abbiamo un elenco completo, guardate che noi del volontariato abbiamo veramente, tocchiamo con mano chi soffre. Noi abbiamo una sede vicino a una casa famiglia dove ci sono donne in stato di abbandono e di disagio fortissimo. Non tutti sanno, l'assessore non so se non l'ha detto o lo dirà poi, queste case famiglia sono nate proprio per accogliere queste donne, per non lasciarle sole in mezzo alla strada, quindi non è solo una questione di ascolto, è questione proprio materiale, non hanno più una casa, non hanno più un letto. Quindi io quello che voglio dire è molto forte nel mio intervento, perché stiamo vicine, io ricevo telefonate mentre vengo qui, mentre vado là, di chi non ha un letto per quella sera e di chi la nostra associazione, Io No, sulla violenza contro le donne, addirittura la nostra, la titolare, deve girare con la scorta per le minacce trasversali che riceve perché sta difendendo una donna piuttosto che un bambino. Quindi noi viviamo sulla nostra pelle queste cose, però abbiamo messo sempre a disposizione delle istituzioni il nostro lavoro, gliel'abbiamo consegnato su un vassoio d'argento, bustando nel fango anche noi. Cioè noi, io presidente mi metto accanto a loro, cioè io non sto al vertice, io sto accanto. Quindi dal momento che mi hanno dato questo incarico io penso e spero di portarla avanti come donna innanzitutto, come mamma, come persona che anche io possa aver subito o subire qualsiasi tipo di violenza, dalle pressioni, dallo stalking, sta avanzando molto lo stalking. E poi volevo spezzare una lancia su questo dilagare bene gli sportelli, io li comincerei a mettere in tutte le scuole, perché guardate quello che accade nelle nostre scuole, e c'è la droga, e c'è la prostituzione minorile, cioè ma c'è di tutto. Quando mia figlia mi racconta di quello che succede in quei bagni, ma c'è da, guardate signore e signori, ma c'è da sentirsi male. Anche se noi diamo la migliore educazione ai nostri figli, guardate che riescono a uscirne indenni, perché sono bravi a convivere insieme al peggio, sono migliori di noi i nostri figli. E perché io vado d'accordo con i ragazzi, con i giovani? Ogni tanto il tribunale me ne assegna uno come Movi, adesso ce ne ho due in cura, tra virgolette, perché noi dobbiamo smetterla di dare insegnamenti dall'alto, dobbiamo metterci al fianco dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Perché sono stufi di sentirsi dire devi. Noi dobbiamo imparare a usare il plurale, prima persona plurale. Solo se diamo esempi insieme si può riuscire a camminare insieme. E così vale per le donne, per le amiche, per le colleghe. Scusate, ma quante di voi hanno avuto, non dico stalking, pressi proprio dalle colleghe stesse? Tra di noi c'è poca solidarietà. C'è poca, perché vediamo nell'altra una nemica, quella che ti fa le scarpe. Io da quando sono nel mondo del volontariato dico sempre, io so già il mago, ho fatto la mia carriera nel mondo del lavoro, per fortuna mi sono distinta sempre per onestà, per trasparenza, e guardate, sono valori che ancora ti invidia la gente, dovunque passi è come se camminassi sulle acque, e se ci sono riuscita io come donna, come mamma e come nonna, ci possono riuscire anche le altre. Quindi aiutiamo queste donne, ma non calpestando questi valori, aiutiamole a riscoprirli, perché guardate, dentro ciascuna di noi c'è tutto, non manca nulla, e l'ultima delle cose che manca è proprio la speranza. Aiutiamole a non fare gesti estremi, aiutiamole a riconoscersi. Noi abbiamo un'associazione neo entrata nel MOVI, Dress for Success, significa che aiuterà le donne a rimettersi in gioco nel mondo del lavoro, come? Col trucco, con gli abiti, sono cose futili. Riabbellendo, ridandogli un aspetto civile, umano. Ma per tornare ai bambini, quindi parlavo delle minori, dei minori che vengono purtroppo sempre più colpiti. Ieri notizia di una bimba di 2 mesi, chiaramente maltrattata in fin di vita, sicuramente dal papà. Ecco, io è ora di fare